ci siamo! Siamo noi! Signora, siamo noi! Ma si vede come il primo! Ma io metto anzi il primo! No, come mette il primo? Rimanga qui! E che c'è da vedere qui? C'è tanta roba! Via, allora lo farò, bimbo! Grazie, siete stato valente! Arrivederla! Io voglio cambiare lavoro! Basta così, ricomponiamoci, perché questo è Fuori Corso Show. Sì, primo show digitale sul carnevale. Assolutamente sì, ero così eccitato all'idea che ho subito perso la voce. Ma intanto io avevo detto, non ci siamo già, perché io avevo detto, ci vestiamo eleganti. È il primo show che conduciamo, ci vestiamo eleganti. Che c'è che non va? La maglietta. Come la maglietta? La maglia a collo alto, c'è già il pubblico, dorme, dai. Mi hanno detto che per presentare il carnevale ci vuole la maglietta. È appunto che dorme. No, non ci siamo, va bene. Ormai siamo qua, composti. Dobbiamo ricordare che noi avremmo voluto anche invitare il presidente della Fondazione Carnevale. Viva, sempre viva. E anche un altro ospite volevamo. Sì, anche il sindaco di Viareggio. No, non c'è niente da ridere, tra l'altro. Assolutamente, il primo corso di carnevale eravamo in quattro, quindi sì. Ma a noi non ci interessa, perché il corso è qualcosa che a noi proprio non interessa. Noi facciamo totalmente fuori. Fuori corso. Primo show digitale, andiamo subito a spiegare un po' come funziona. Abbiamo qua un telecomando. Qua abbiamo una televisione. Attenzione, agevoliamo la televisione con tanto di on, off, eccetera, eccetera. E qua invece abbiamo dei buon vecchi televisori prima che ci fosse il digitale. Eh sì, qualcuno si vede anche malandato. Assolutamente, perché ormai la TV analogica se n'è andata. Iniziamo subito con gli ospiti. Mi raccomando. Sì. Hai detto di no a chi dovevi dire di no? Ovvio. A chi vuol venire per forza, che sei candidato? Ho chiamato solo e soltanto gli ospiti che garantiranno uno show che neppure Pippo Baudo. No, perché io lo so che insomma avevamo anche pensato alle primarie per gli ospiti. No, alle primarie c'era già tutto il Partito Democratico con il batticuore, dice no, allora se fate le primarie avvisateci. C'erano già state dimissioni nel centrodestra, assolutamente, dalle compagnie di comunicazione. Dice Caprili, vengo anch'io, però non so con che partito vengo. Quindi diventa un problema. Lasciamo perdere le primarie per gli ospiti. Ci hai pensato te agli ospiti, giusto? Ok. Un ospite, io ho detto a Giacomo, quest'anno facciamo lo show sul carnevale, porteremo in televisione dei grandi ospiti. Esatto. E quindi Giacomo ci ha lavorato su. Ma tantissimo. Ma deve essere uno show, io sono vestito elegante, deve essere uno show di gran classe. Assolutamente lo sarà. Ci sei? Sì. Allora presentami subito un po' di bella musica di carnevale in sottofondo e presentami subito il primo ospite, rullo di tamburi, signore e signori. Signore e signori, ecco a voi Carlo Ricchi! Applausi! Come
travarichi? Sì, abbastanza bene, dai. Corriamo su un filo giusto, anche quest'anno. Su un filo, corriamo su un filo giusto. Filo. Sul Va filo. Bene. Allora, noi, se sei d'accordo, vogliamo sapere qualcosa di te. Come nasci artisticamente? Giacomo, poi facciamo i conti sull'ospite. Artisticamente? No, sull'ospite elegante, sì. Artisticamente facevo già casino quando avevo 5 anni. Sono pronto a digitalizzarlo. Allora, se c'è un attimo di suspense, noi mettiamo il nostro gingolino della digitalizzazione. Pronti? Lo digitalizziamo? Scendi passeggiata, tutta colorata, del corso sei l'amor. Nella fredda cielo, ballano coriandoli fra note di pazzia, che vivace melodia. Voglio andare in cielo, in groppa ad un gabbiano, volar su tutto il piano, facendo su e giù. Vecchia Viareggio, mi ricordi calafati, giorni mai passati di un angolo che fu. Maschere che ballano, sui carichi si attellano, note che rimbalzano fra mille mascherine. Vola gli aquiloni dalle mani di Picciù, disegnano nel cielo tutta la mia gioventù. Della magia del mascherone. Via regina bella, scendi passeggiata, tutta colorata, del corso sei l'amor. Della fiocca e cielo, ballano e coriandoli fra note di pazzia, che vivace melodia. Voglio andare in cielo, in groppa di un gabbiano, volar sul tacano, facendo su e giù. Vecchia Viareggio, mi ricordi calafati, giorni mai passati, di un angolo che fu. Vieni Carlo, vieni con noi, attraversa lo schermo. Si vede che Carlo è uno che buca la televisione. Assolutamente, no? Sì, sei contento, eh? Giacomo, come li trovi te gli ospiti? Non li trova nessuno. Carlo, io ti agevolo l'uscita tra i trionfi e gli applausi del pubblico che si alza. Vi ringrazio di avermi invitato. Grazie davvero. Alla prossima col disco. Sì, ciao. Alla prossima col disco. Ciao.